È un grande onore per me parlare di un grande scrittore italiano alla televisione e così poco conosciuto dagli italiani. Posso soltanto parlare di lui in termini molto personali, perché ero molto amico suo e non potrei parlare in termini culturali, letterari, critici. Il corpo di Giovanni Comisso, in buona salute, era quello di un contadino mediatore di sementi con nuca larga e tempie rasate, un animale lustro, caldo e potente, una verdura grassa come i cavoli, le verze, l'insalata che sbocciano e fioriscono negli orti confinanti con le mura dei cimiteri, dove la terra è molto feconda per la vicinanza del concime umano. Ma aveva occhi con lampi di pazzia e astuzia fulminante, che gli permettevano di coordinare tutte le possibili e impossibili geometrie dei cinque sensi nell'attimo di capire i fenomeni viventi. E un modo di camminare vagante, rabdomantico, da bambino. Quei lampi negli occhi, il modo di camminare, e l'aura vegetale al sole che evaporava dal suo sorriso stupefatto e illogico da etrusco, formavano intorno alla sua apparizione fisica una specie di globo atmosferico percorso dal vento e dalle nuvole dell'arte. Da un punto di vista fisico-chimico, e solo da questo punto di vista va esaminata la sua letteratura, era la più originale e stralunata personalità di artista italiano in questi anni di gestione impiegatizia. Solo De Pisis gli assomigliava, ma in Comisso i cinque sensi avevano una forza più compatta e completa. Voglio fare un esempio. Un giorno di temporale andai a trovarlo in una sua casa che stava in fondo a un grande giardino, quasi sepolta dai rami goccioranti di molte piante e dall'ombra di un cedro. Si svegliò e mi venne incontro con un vestaglione di felpa rossiccia e un berrettone di pelo da carrettiere fino agli occhi, dentro cui aveva dormito fino a quel momento. Guardandosi intorno nel buio del giardino con occhi roteanti, mi disse: «Ho pianto fino adesso in sogno, si vede che è l'umidità».